Passerei all'ottavo punto dell'ordine del giorno, Ancim Dubium, annualità 2008, completamente funzionale museo archeologico, approvazione del progetto definitivo e contestuale adozione della variante e al piano particolareggiato del centro storico. Espone la proposta l'assessore Pasquale Arena. Grazie. Allora, per quanto riguarda, abbiamo fatto, si vuol chiedere una variazione al piano urbanistico comunale per quanto riguarda il progetto preliminare per il completamento funzionale del museo archeologico, redatto appunto dall'ufficio tecnico comunale, e il progetto ha un importo complessivo di 184.684,36 euro. E la presente variante ha lo scopo di ampliare l'esistente museo archeologico e renderlo maggiormente funzionale per valorizzare ed esaltare le opere di origine unico-fenice. E quindi con la presente variante si ottiene un incremento di superficie per la zona S2 di pari a 1000 metri quadri e una diminuzione di superficie nella zona S3 meno 1000 metri quadri. Ovviamente questa variante va anche messa in evidenza e va sul piano particolareggiato del centro storico, perché appartenente appunto dove è ubicato il museo. Quindi. Grazie assessore, qualcuno vuole intervenire su questo punto? Sì, io ho una domanda. Sì, assessore, semplicemente per avere chiarezza se questa variante, l'adozione che facciamo oggi, comporta modifiche volumetriche ed eventuali compensazioni volumetriche su altri comparti o su altri. Assolutamente no. Quindi c'è solamente, come ho spiegato, tra un S2 e un S3 c'è una variante di 1000 metri quadri, si toglie da uno e si mette da uno, quindi poi altro non c'è. A saldo zero. Altri interventi? Se nessuno chiede di intervenire, metto in votazione la proposta. Per dichiarazione di voto? Nessuno? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità. Passerei all'ultimo punto all'ordine del giorno, istituzione zona franca nell'isola di Sant'Antio. Espone la proposta il nostro esperto, l'assessore Pasquale Arena. Io credo che questo argomento meriti una discussione un pochino più approfondita, cioè non so, io la vedo un pochino riduttiva adesso, nel senso che se lo dobbiamo fare tanto per farlo lo possiamo anche fare, ma invece io credo che questo sia un argomento importante. Anche qua ci potrebbero essere nella discussione, potrebbero venire fuori anche delle, quindi io poi se voi volete discutere noi stiamo, non è che ce ne andiamo, ma credo che a questo punto chiederei un sacrificio ai consiglieri, perché sì, le partite IVA giustamente ci hanno stimolato a fare questa delibera, tra l'altro c'è una scadenza importante, quando è la scadenza? Giugno 2013, e siccome i passaggi sono, abbiamo perso già, questo è solo l'inizio, è un desiderio, e siccome i passaggi burocratici sono molto pesanti, io chiederei la cortesia di... Però poi la discussione dobbiamo fare su questo. Perfetto. Okay. Ciascuno di noi... No, ci mancherebbe. Prego, assessore. Allora, vista l'ora, cercherò di essere sintetico e nello stesso tempo di esaudire appunto la materia della zona franca. Allora, in questo periodo di crisi si stanno trovando ogni tipo di soluzione per uscire fuori e per, come dice Monti, di vedere la luce alla fine della galleria, se inizia a intravedere. Allora, io non la vedo.
Allora, la zona franca, si sta parlando di zona franca, e la zona franca altro non è che una zona economica libera di un territorio, di un paese, in cui si gode di benefici finanziari basati su dazi, diritti di confine, all'importazione e relative imposte, ad esempio l'imposta sul valore aggiunto. Ovviamente questa zona franca deve essere alimentata da incentivi finanziari e incentivi fiscali che devono essere dati da un organo competente, perché questi incentivi altrimenti potrebbero essere interpretati in malo modo dall'organo competente, e possono essere interpretati come aiuti di Stato. E ovviamente lo Stato, aderendo in questo caso alla Commissione Europea, viene ad essere sottoposto a sanzioni pecuniarie che andrebbero ad incidere non poco sul bilancio dello Stato, e quindi alla fine avrebbero degli effetti che si ripercuoterebbero sulle nostre tasche. Ovviamente ci si è perso già molto tempo, a mio modesto parere, perché la Regione Sardegna ha cercato di individuare una zona franca attraverso l'articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 1998, numero 75. Ma è pur vero che questa norma di attuazione ha messo in evidenza che queste zone franche venissero ad essere sottoposte sotto la disciplina del codice doganale comunitario. È pur vero che abbiamo diversi tipi di zone franche. La più classica, quella disciplinata dall'ex articolo 3, regolamento CE 450 dell'ultimo del 2008, che ha sostituito il 2913 del 92, sempre parlo di regolamento CE in comunitario doganale, ha messo in evidenza che il territorio doganale della comunità comprende il territorio della Repubblica Italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia. Livigno è posto sul confine della linea doganale, linea della nostra penisola dell'Italia, e Campione d'Italia è in territorio svizzero, ma è della Repubblica Italiana. In questi due comuni c'è una zona franca, diciamo così, dove questi comuni, questi territori non vengono ad essere pagati e quindi beneficiano del non pagamento dei dazi, dei diritti di confine, delle accise, quindi benzina, alcol e quant'altro, che si incidono su questi prodotti, e imposta sul valore aggiunto. Perché mettono in evidenza prima di tutto la linea di confine e l'isolamento. Questo termine isolamento è da sottolineare, perché poi io farò una proposta, perché poi vi porta a un certo discorso. La zona franca 2, chiamiamola così, è quella zona franca che viene ad essere usufruita dalla Val d'Aosta, da Gorizia e dal porto di Trieste, precisamente sul territorio di Bisonzo. Ma queste linee doganali, diciamo così, questa zona franca, sono poste fuori dalla linea doganale e sono tutte intervenute, sia la prima che la seconda, dopo la seconda guerra mondiale, in fase di formazione, di costituzione. Voi mi direte, ma la Sardegna perché non ha approfittato? Non ha approfittato perché, ripeto, la Sardegna poteva approfittare mettendo in evidenza il suo isolamento in quanto isola, e che la traversata non è la stessa traversata della Sicilia, quindi aveva tutti questi punti che poteva rivendicare, ma ovviamente si è stato sottoposto che la Sardegna rientrava nella linea doganale e sotto le leggi dello Stato, non tenendo presente che poteva ricevere dei benefici. Poi c'è una zona franca terza che è nata da poco. Adesso spiego brevemente. Fino a qualche anno fa nessuno si poteva permettere di poggiare una merce tipo un contenitore oppure alla rinfusa oppure un pallet sulla banchina sul territorio italiano. Per far questo doveva rivolgersi in dogana
e pagare, nazionalizzare il prodotto, quindi pagare dazi all'importazione, diritti di confine, imposta sul valore aggiunto, altri, diciamo così, altri tributi che potevano esserci secondo la voce doganale della merce, e quindi andare in dogana e con questo aumentava i costi di gestione, perché giustamente tutte le tasse all'importazione venivano ad essere gravate sulla merce. Col decreto Dini, precisamente nel 1993, il numero 331, che ha inserito anche le operazioni intracomunitarie, cioè fra stati europei, allora si è fatto notevoli passi avanti, sia per l'istituzione di depositi doganali, magazzini doganali, e sia anche per la zona franca numero 3, chiamiamola così. Zona franca che attualmente è applicata nella piana di Gioia Tauro, ed è un perimetro ben circoscritto, che in questo periodo per esempio arrivano le navi con containers, depositano i contenitori sulla banchina e quella merce rimane allo stato estero tutto in attesa di destinazione, i cosiddetti operazioni trascipate. Allora, nel momento in cui si inizia una transazione tra il proprietario della merce e chi acquista, se, ripeto, la merce rimane allo stato estero pubblico, se la merce va fuori dal territorio extra UE, quindi America, Africa, Australia e quant'altro, allora con una normale operazione di esportazione, adesso bisogna vedere anche con l'istituzione, non voglio scendere nei particolari, si esporta e non si paga nessun tributo, solamente lo stazionamento della nave, la tassa d'ancoraggio, che sarebbe per le navi da diporto la tassa di stazionamento, perché fanno operazioni commerciali, e il deposito del contenitore, l'occupazione di suolo pubblico, chiamiamolo così, va bene? Altro non vale. Invece, se dovesse decidere e si conclude una transazione con un acquirente comunitario, rumeno, francese, tedesco, allora il proprietario di quella merce si deve presentare in dogana, pagare i dazi all'importazione, dazi sopra i costi di confine, diritti di confine, accise, mettere in libera pratica CE, per poi un documento doganale accompagnare la merce come una bolla d'accompagnamento fino per esempio in Germania, all'atto dell'emissione in consumo di quella merce si pagherà l'IVA su quel territorio europeo. Questo è un tipo di zona franca, perché vi spiego subito. Nel momento in cui, come ho detto prima, il proprietario si doveva presentare in dogana, quindi aumentava i prezzi, e le grosse industrie, diciamo così, come Porto Verme, questa zona franca poteva andare benissimo a Porto Verme, dico realtà industriale, fino a quando le ditte non funzionassero a pieno regime, perché la ditta risparmiava capitali come nazionalizzazione della merce, con quei capitali poteva fare ulteriori investimenti in seno all'azienda economica, all'attività economica, e quindi, diciamo così, portare migliorie e quant'altro, né proprio a cambiare filtri, c'è l'elettrolitica all'Alcoa, insomma tutte quelle cose. Quindi capitali ingenti potevano essere destinati ad altra destinazione economica. Allora io adesso arrivo a questo, questa è la mia proposta, ho cercato di sintetizzare al massimo, poi ovviamente ci si può discutere quando vuole, e sono qui per rispondere. Allora, la proposta che è del Comune di Sant'Antioco, almeno che mi rappresento, è questa. Noi dobbiamo lottare, non più per la zona franca numero 3, tipo quella di Gioia Tauro, a mio modesto parere. Se dobbiamo ottenere, dobbiamo far lotta per ottenere la zona franca di Livigno e di Campione di Terzo. Come, a mio modo di vedere, doveva essere dall'origine, da quando è finita il secondo conflitto mondiale, si dovevano fare a livello. E quindi a questo punto lo so che la regione sarda ha potere legislativo, ma in questo momento quello che è stabilito nell'articolo 3 del regolamento CE, ci sono articoli tipo questo qui, che gli effetti giuridici di questo articolo non possono essere trasferiti analogicamente nel potere legislativo di una regione Sardegna, con tutto il rispetto del potere legislativo della regione, perché è incompetente in materia. Quindi bisogna fare un'azione di lotta, visto che stiamo lottando per questa crisi tutti quanti, bisogna fare un'azione di lotta. I comuni devono convincere la regione, e perciò mi dispiace che il consigliere Gianni Locci non c'è, perché altrimenti, adesso lo dico al cugino, insomma, narrasito a Giorgio,
bisogna convincere i consiglieri regionali, tutti quanti, a fare un'azione di forza, andare allo Stato affinché il ministro Passera si convince una volta per sempre di andare, in questo caso in Europa, alla Commissione Europea, affinché questa possa legiferare in maniera esplicita che la Regione Sardegna, in un articolo di legge, sarà il MIG, sarà il 4, sarà il 4 bis, ci sia, che possa godere la zona franca che gode il comune di Livigno e Desè, per godere tutta la collettività, perché nel momento in cui incominciano a movimentare l'economia, incominciano a movimentare il commercio da un punto di vista anche quantitativo di merce, c'è una sorta di concorrenza che migliora la qualità della merce a tutto il vantaggio della collettività. Questo sono stato più sintetico, poi ripeto, se ho mancato qualche cosa sono qui a cosa di più. Grazie assessore. Se qualcuno vuole intervenire, consigliere. Io non voglio fare un intervento, però visto che l'assessore è un esperto di questa materia, chi più di lei grazie, può parlare di queste cose, credo nessuno. Allora io mi limiterò soltanto a chiedere alcuni chiarimenti sulle cose che lei ha detto, ma proprio a titolo di informativo. Ma intanto vorrei sapere se a suo giudizio, cioè lei ha chiesto di istituire la zona franca tipo Livigno e Campione, è ovvio che mi pare questo che... è il mio parere, sì, no, per carità, siamo assolutamente d'accordo. La domanda però non è questa, la domanda è capire quanto questa vertenza, che non mi pare dalle cose che ha detto lei così semplice da realizzare, cioè dobbiamo anche spiegarci perché il 23 giugno, mi permetta, non sono solito di lo sa benissimo, con il trattato di Lisbona, perciò le dicevo abbiamo perso molto tempo, perché nel 98 che la Regione Sardegna è intervenuta per dire guardate, individuate una zona franca, e quindi la Regione Sardegna poi ha dovuto anche accettare con legge ordinaria dello Stato e con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui nel 2001 il primo decreto del Presidente per la Sardegna, nel 2001, noi siamo partendo dal 98, se non ci spieghiamo il 23 giugno del 2013 possiamo calare anche il SIPAC di zona franca, non possiamo parlare neanche più perché sono solamente frotto dopo quella data. Quindi perciò le ho chiesto di rimanere perché bisogna fare un'azione di lotta, scusami per il salto, correggimi, ma non sempre mal di e quindi dicevo, per cui insomma bisogna, certo, noi oggi dobbiamo deliberare, ma soprattutto poi dobbiamo pensare alla strategia, che deve essere una strategia che raggiunge l'obiettivo che ci prefiggiamo, altrimenti poi tutto rimane nei pensieri, nei buoni propositi. Quindi su questo tema, così come io dicevo all'inizio, sarebbe bene che organizzassimo anche un gruppo di lavoro, di consiglieri che seguono attentamente, quindi per dire che non abbiamo votato la zona franca, perché sì, vabbè, anche noi abbiamo votato, poi tanto ce ne frega niente, ma ci crediamo veramente, crediamo che quell'istituzione possa dare risposte anche in tempi brevi all'economia del nostro territorio. Il sindaco nell'intervento precedente ha citato lo schifo della continuità territoriale, quello è uno schifo. Oh, allora, la continuità territoriale, così come l'abbiamo noi, funziona poco, funziona soltanto per noi, ma non funziona per chi deve venire in Sardegna, quindi credo che insomma anche lì ci sia molta strada da fare. Adesso non voglio però parlare di altri argomenti, anche vista l'ora tarda, abbiamo l'esigenza di concretizzare, però questo argomento lo dobbiamo seguire in modo attento, quindi anche prendendoci degli impegni precisi è una scansione temporale tutti quelli che devono essere i passaggi, in modo che arriviamo all'appuntamento di Lisbona, assessore, con le carte in regola, non con metà del percorso fatto. Quindi questo è un impegno che dobbiamo prendere tutti, noi tutti, nei confronti dei cittadini, di quelli che hanno necessità e aspettano che questa zona franca dia veramente impulso alla rinascita dell'economia della nostra regione, a questo punto, perché credo che di questo parliamo. Grazie. Grazie. Altri interventi? Consigliere Foris. Avete l'imbarazzo della scelta. No, assolutamente disponibilissimi a
votare immediatamente la proposta, con riserva di meglio approfondire in una seconda fase. È assolutamente argomento di estremo interesse. Soltanto una domanda, visto che abbiamo un consigliere anche esperto nella materia, quindi è assolutamente è lieta davvero l'occasione per porre qualche breve quesito. Certo spaventa l'inerzia del legislatore, soprattutto di quello sardo, dal 98, ma anche la famosa zona franca di Cagliari, no? Porto Canale, se ne parla da poco, è stata perfino istituita la famosa società di gestione, però ad oggi non si è fatto praticamente nulla, quindi i timori sono fondati, no? Effettivamente è importante un secondo intervento nel quale ci coordiniamo per pianificare la strategia migliore. E poi un'altra cosa, c'è una parte della classe politica sarda che ritiene che l'articolo 12 dello Statuto Sardo sia così come è stato formulato il giorno dopo appunto il secondo conflitto mondiale, costituisca un ostacolo. E infatti qualcuno sostiene che una condizione per poter accedere alla zona sia appunto la modifica dello Statuto Sardo, il quale prevede, secondo questa appunto secondo questo orientamento politico, un tipo di zona franca che non dovrebbe essere quantomeno consono a quest'idea. È una domanda la mia, è davvero un quesito. A mio modo di vedere, lei la rispondo subito, a mio modo di vedere, sì. Per come ho sottolineato, l'unico organo competente in materia a poter legiferare in merito alla zona franca in questo momento, perché sì. Ho detto che la zona franca è una zona economica libera, per cui ci sono delle. Allora, è una zona economica libera, per cui ci devono essere degli incentivi fiscali. Cioè, questi soldi che danno li devono dare l'organo che poi legifererà. Perché altrimenti ciò che vengono dati con incentivi fiscali, ripeto, possono essere trattati in aiuti. Lo vediamo anche con la Glencore, quando voleva acquistare l'Alcoa, che voleva 25 euro la corrente, il costo di corrente, e la Commissione europea è intervenuta. No, è un aiuto di Stato. Quindi la media del prezzo è 30, al di sotto di 30 è un aiuto di Stato. E quindi lo Stato dovrebbe essere sottoposto a sanzione, con la firma che è sempre nulla, spende di più, come è bene, mille che aumenta e via discorrendo. Quindi l'azione di forza che dobbiamo fare tutti quanti noi, visto che siamo in fermento tutti quanti, è di cercare di convincere i nostri rappresentanti onorevoli della Regione Sardegna affinché si facciano forza tra di loro e vadano allo Stato a protestare, a mettere in evidenza questa situazione di isolamento della Regione Sardegna, perché l'ho detto anche in un consiglio comunale, per arrivare parliamo d'estate, per arrivare a Napoli-Cagliari ci vogliono 16 ore di traversate con navi, l'altra volta non ho fatto nome, la Toscana e la Gloria, che erano navi mercantili modificate a passeggeri. È una cosa ingiusta, perché il mare è bello ma va rispettato, perché abbiamo l'esperienza due giorni fa che hanno fatto l'Odissea, si è dovuta all'isola Virgilio riparare e poi partire. Esatto, cioè due giorni, un professionista è costretto a prendere l'aereo, ma l'aereo cosa? E torno al discorso del sindaco, continuità territoriale, ma che continuità territoriale? Cioè se io ci dovesse essere uno sciopero in Sicilia, ci sono i traghetti dell'ex presidente del Messina Calcio che viaggiano, perché lì c'è tutta un'altra politica, perché il ponte non lo vogliono, perché altrimenti parecchie buste paga, andrebbero tolte. E quindi dobbiamo essere tutti uniti per convincere i nostri rappresentanti sardi, perciò l'ho detto in sardo, Nara Silva Giorgio, io al massimo lo dico a Giorgio Mito, non è che è sempre Giorgio, però l'altro conta molto di più. E va bene, comunque l'Unione fa la forza di andare dal ministro Bassa in questo caso e cercare di andare a convincere qualcuno in Commissione europea a legiferare ed arrivarci. Dobbiamo anche spiegare. Scusate. No, prego, se posso l'ultimo intervento poi. Sono talmente d'accordo su questo punto che
cioè sul punto dell'emergenza, della necessità di essere tempestivi. Al di là del famoso trattato di Lisbona e quindi della scadenza imminente, insomma, negli organi di stampa è trapelata la notizia del famoso piano Merkel, il quale prevede l'istituzione in Europa di 6, se non sbaglio, o più punti franchi. E a questo punto dobbiamo creare anche le condizioni per negoziare con lo Stato italiano, perché Sardegna e Val d'Aosta sono le uniche due regioni che regolano nel loro statuto, tra le regioni speciali, credo anche rispetto a quelle ordinarie, appunto la zona franca. Però già timidamente ci sono stati dei passaggi politici in Italia, e c'è il rischio che qualcuno, nonostante appunto la previsione del nostro statuto, ci scippi la famosa zona franca sarda. Quindi assolutamente quello che è successo fino ad ora, perché la Val d'Aosta è stata totalmente furba, perché è stata scadendo nei termini, e con una legge, allora, siccome la zona franca della Val d'Aosta è fuori dalla linea doganale, previsto per la Costituzione, cioè con una legge dello Stato, dopo la porta dell'emissione della Costituzione, pare che il governo De Gasperi, cioè il 48, se non parli la legge costituzionale. E quindi è stata posta fuori dalla linea doganale di competenza, per cui una legge ordinaria dello Stato ha prorogato per altri 30 anni appunto l'autorizzazione di quella zona franca. Però la zona franca della Val d'Aosta è diversa da quello che voglio io, perché la zona franca della Val d'Aosta, un cittadino residente in Val d'Aosta, può ottenere 100 litri di benzina, e poi la zona franca su alcuni prodotti agricoli, benzina, alcoli, neanche sigarette, le sigarette sono escluse, le sigarette su alluminio e cambialità, e quindi su alcuni prodotti. Qui invece noi dobbiamo mettere la nostra caratteristica, che è l'isolamento, e quindi deve essere comune di Viglio e comune Campione d'Italia, perché lì vedono nevi a 2,5 metri, 3 metri, cioè. Allora la provincia, se la togli, diciamo così, a Napoli non succede niente, se invece la provincia, le comunità montane le togli nel nord, che esistono ancora le mulattiere per salire, perché il signor Cavour aveva preso soldi al sud per fare le strade al nord, se ben ricordiamo. E quindi sto parlando anche con gli storici, ripeto, dobbiamo mettere in evidenza e far risaltare il nostro stato di isolamento, ma su tutti i fronti, su tutti i fronti, perché quel discorso della piana di Gioia Tauro poteva andare bene fino a 10-15 anni fa, ripeto, si spangava l'azienda soldi e investiva su altri prodotti. Questo è. Grazie. Altri? Sì, prego. Io, per stare alla proposta che ci è stata sottoposta, come isola di Sant'Antioco, zona franca, allora a questo punto vorrei anche porre alla vostra attenzione una proposta operativa che giustamente l'assessore fa rilevare, che qui c'è da stringere i tempi e correre, perché poi perdiamo il treno. Io sono preoccupato anche di un'altra cosa, che in questi ultimi giorni tutti i comuni del Sul ci stanno adottando la delibera di proposizione della zona franca, ognuno nel proprio comune. Okay? Quindi io credo che sia compito adesso di questa amministrazione, secondo me l'appuntamento utile potrebbe essere proprio quello del 13 novembre, visto che il governo viene in Sulcis, quindi saltiamo addirittura la filiera, saranno i sindaci a incontrare il governo per le questioni della crisi del Sulcis, che la nostra amministrazione, in questo caso ancora lei il sindaco, si troverà in vista di questo, di convincere anche i suoi colleghi sindaci ad accettare che la nostra proposta ha una logica veramente accoglibile dallo Stato italiano, e che quindi, cioè, proprio in ragione della nostra peculiarità e della nostra insularità, può trovare un accoglimento, proprio in ragione di tutto quello che ha detto l'assessore Renna. Io credo che questo tentativo vada fatto, al di là delle sollecitazioni che vengono dall'esterno nei confronti delle amministrazioni locali, se vogliamo appunto percorrere una strada seria, credo che la proposta che avete fatto sia più che seria, e quindi il sindaco debba convincere
non so se sia l'assemblea dei sindaci, se avrà la maturità di capirla. Proprio nell'occasione del 13 novembre dell'incontro con il governo, mettere sul tavolo la soluzione isola di San Mattio con zona franca. Credo che sia perfetta, la perfetta risposta anche nello sviluppo del, che ci vogliamo dare a un, alla risoluzione dei problemi di tutto il territorio sudtirolese. Sì, prego, consigliere Grossi. Soltanto per entrare meglio in una delle riflessioni che stavo facendo, avete ascoltato sia la spiegazione dell'assessore sia l'intervento di colleghi. Cioè, il nostro porto, dico, che funzione deve avere all'interno di questa nostra zona franca? Se io non mi sono ancora smarrito, ritengo di conoscere la situazione portuale abbastanza delicata, abbastanza difficile. I nostri fondali non sono in grado neanche di ricevere un piccolo diporto da cabotaggio. Posso immaginare che se non ci preoccupiamo già, al di là della zona franca, di fare in modo che i finanziamenti per i fondali ci vengano elargiti, noi saremo sempre in condizioni drammatiche rispetto alle nostre proiezioni di sviluppo. Questo porto è veramente destinato a morire sempre di più, così altro il fatto che io ricordo che negli anni 80 avevamo 21 piedi, oggi se ci arrivano a 14 o 13 è già troppo, e sicuramente senza questa condizione portuale non potremmo mai sperare di trovarci di fronte a uno sviluppo di questo paese. Allora io dico, zona franca va benissimo come idea, ma dico, ma perché non facciamo una battaglia per San Gabbia finalmente, almeno una volta sistematicamente, un intervento da parte dello Stato, da Regione, perché ci finanzi l'escavo di questa richiesta? Non si può continuare a sperare in qualcosa che non esiste, siamo veramente fuori da ogni binario. Questo porto deve avere una valenza locale e territoriale, e allora cerchiamo di convincere la parte sindaci che questo porto diventi porto del territorio, porto del Sugis, ma che sia veramente immediatamente messo avanti in condizioni di poterlo essere. Grazie. Grazie consigliere. Non attracca sempre. Sì, sì, quale migliore occasione del 13 novembre per interpellare, non so se tanto il ministro Passera, ma credo che sia molto aderente alla Commissione Europea, il ministro Barca, su questa prospettiva. Il porto, oggi il dragaggio non si può che fare, la normativa precedente, ma l'abbiamo parlato tante volte, c'è una nuova normativa che probabilmente fa sì che si faccia il dragaggio e serve per la movimentazione del sale. Problemi dei porti, soprattutto quelli di Sant'Antioco, ma credo anche quello di Cagliari, di Portovesme, non ci sono più merci. Bene ha fatto l'assessore Renna a dividere, a spiegare molto bene che sono due tipi di zone franche. Grosso modo, cioè sostanzialmente sono, sì. La prima è quella che proviene dal decreto legislativo 75 del 98, che ci porta a fare quello che ha fatto Cagliari e che non dà risultati sostanziali. La sua proposta invece è molto, cioè entra veramente nel merito di una fiscalità di vantaggio che oggi chiamerei fiscalità del riequilibrio, che non è che ci devono dare delle elemosine, è un riequilibrio per gli svantaggi, di insularità, di bassa densità abitativa. Quindi la sua proposta supera quella del trasporto di merci e dei porti, molto più pregnante, e sarebbe importante, ne vale la pena che il percorso sia molto più lungo, però se si dovesse arrivare a una prospettiva di zona franca come quella di Livigno e di Campione d'Italia, io credo che veramente darebbe sviluppo economico, perché gli imprenditori sarebbero attirati a venire a Sant'Antioco a mettere l'impresa qui, perché ci sarebbe questa fiscalità di vantaggio. Quindi io sono molto soddisfatto di questa proposta, dello studio che ha fatto la storia Renna, quindi porrei in votazione la proposta di zona franca isola di Sant'Antioco. Chi vuole intervenire per sinteticamente e fulmineamente, poi però facciamo la scansione di tutti quelli che devono essere i tempi, in modo che arriviamo all'appuntamento di Lisbona con le carte in regola, perché altrimenti, come ho detto prima, rischiamo poi di non raggiungere l'obiettivo. Quindi io credo che di questo aspetto
se ne posso occupare lei, assessore, che col quale potremmo eventualmente cominciare già a dire quali devono essere i passaggi, i coinvolgimenti di tutti quelli che devono essere dietro, la regione, il ministro, e fino ad arrivare alla Commissione europea. Quindi la mia esortazione è molto favorevole, assolutamente sì, però poi sforziamoci di raggiungere l'obiettivo. Grazie, altre dichiarazioni di voto? Se nessuno vuole fare altre dichiarazioni di voto, come in votazione alla proposta, chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con unanimità. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, vi auguro buona mattina.